Bentornati a Master and Servant, siamo con Europa Universalis 4, Spagna. Abbiamo concluso, è colpa mia, un po' in modo precipitoso l'ultimo episodio perché il mio cellulare è andato un po' a farsi friggere e non avevo il timer sotto mano, quindi è stato leggermente più breve. Però abbiamo concluso perlomeno una guerra iniziata con il piede decisamente sbagliato. Ho commesso un sacco di errori e l'ho gestita male. Il Portogallo non ha fatto un cazzo di niente, quindi un giorno me la prenderò anche con lui. La Francia si è comportata bene, ma che cazzo vuole sta qua? Cos'è l'Inghilterra? Cosa vuole? Cosa sta facendo? Vabbè. E non siamo in guerra, no? No, vero no, non può essere in guerra. Quindi abbiamo chiuso la tregua. Abbiamo chiuso con una tregua prendendo Tatooine, la chiamerò per sempre così. Tunisi non è nostro, no? Questo, i colori sono un po' strani, però Tunisi non è nostro, anche se qua metterò qualcuno per gestirmeli. Anzi, lascerò che ci pensi Algeri. O no, conviene andare giù a spaccare dei culi, dato che abbiamo la gente qua. Vai qui, bravo. Questo va qui e quello va là. Questo se ne torna a casaccia. Cosa sono? Navi, quindi torniamo a Murcia. A Murcia? No, sono navi leggere queste. Tornano a fare il loro lavoro. Protect trade. Proteggere Siviglia, 64 profitto, 45, 62, 280. Non male. Direi safi. Vai. Ok, questi stanno lavorando, questi sono già mothballati, come si suol dire. Noi stiamo già recuperando denaro perché ho chiuso tutto. E cos'è arrivato in casa nostra? È arrivato Tatooine, appunto, Titteri, che era il casus belli. Questo credo, sì. E poi abbiamo preso le tre zone che sono richieste dalla missione. Missione che dice Reconquista. La Reconquista ho visto che ci dà un miglior morale delle armate e un miglior recovery speed. Quindi conviene, forse, spendere quei punticini per fare i core e poi regalarle o tenerle. Adesso vediamo che trade stanno, trade node. Beh, magari questa la possiamo regalare. E di positivo è che abbiamo isolato il Marocco. Di fatto, in questa zona che io voglio, bramo con tutto il cuore, perché ha 27 di sviluppo. E siamo pronti per una prossima guerra, probabilmente quando ormai la Francia sarà vicina all'annessione, cosa che controlliamo subito. È nel 36, se non sbaglio, però voglio controllare se c'è un Liberty Desire alto e non c'è, quindi siamo a posto. Ok, quindi qui ci chiedono di convertire, ma non lo farò perché probabilmente lo darò in giro. Lo darò via. Tangeri, Sampit, Hindu, sì. E non lo faccio anche perché mi servono i core prima, cioè preferisco fare i core prima e quindi lo facciamo per ridurre anche l'overextension. Non lo possiamo fare per questo, direi di aspettare e partire da chi ci dà più overextension. Forse. Si dice? Perfetto. Ok. Sì, non ci interessa. Cosa succede? Cocoa ci piace tantissimo. Portogallo è una grande nazione. Noi facciamo questo core, spendiamo il primo punto amministrativo qui. E potremmo anche ridurre la war exhaustion. Sì. Perfetto. Ok, lasciamo andare così. Chiaramente ci conviene spendere di più, non è tantissimo in realtà, mi ricordo che queste zone costavano sui 300.
Lo faccio così mi becco il bonus. Intanto faccio andare le mie truppe di là se ci riesco, ma direi di no. Direi proprio di no. Via nave. Sì. Allora, via nave le facciamo andare direttamente dove ci interessa a noi. Oddio. Cosa sta facendo Tatooine? Sta proteggendo le coste. Vabbè. Allora, prendiamo solo uno dei due. Fatti scegliere, fatti selezionare per favore. Questo qui. Sì. E quell'altro invece non si muove, torna a casa. O sta qui. Può stare qui. In effetti. Oddio, cosa succede? Espulsione dei Moriscos. Possiamo buttarli fuori e ci blocchiamo. E prendiamo. No, perdiamo Papal Influence. Che ci faceva comodo. Ci faceva comodo per la stabilità. Quello sì. Però non mi interessa rischiare così tanto. Ora ci prendiamo. Ci prendiamo la stabilità appena possiamo. Perché siamo a zero, non è una bella situazione. Abbiamo delle idee da fare. Allora, possiamo spendere i militari e lo faremo. Queste idee che possiamo spendere sono quelle militari, ma non le tocchiamo. Sono quelle trade. Trade mi dà trade efficiency di più. Oppure. Global Force Limit. E vado avanti di trade. Prima o poi le chiuderò quelle là. Mentre le quantity idea sono bloccate dalla. Cosa fai? Cosa succede? Questo non lo voglio fare. Non mi interessa convertire le zone. Mi interessa invece fare dei core. Assolutamente sì. Per prendere chiaramente la missione. Dopodiché, molto probabilmente. Anche se sono indeciso, in realtà vi devo. Devo dire. Perché quasi quasi mi tengo questa costa del Marocco sotto il mio controllo. Quasi quasi. Anche perché qui ho l'oro. L'oro non lo voglio di certo dare ai miei signorini. Facciamo così. Iniziamo la conversione, che male non fa. Ok, questo. Intanto prendiamo la tecnologia militare, la portiamo a 16. Perfetto, abbiamo delle unità migliori. Smile Cannon prende Chambered. Ok. Core, dobbiamo aspettare. No, non aspettiamo, la facciamo. Andiamo avanti, iniziamo a far core. Ok. Sì, 30.000 qui. Oddio. 30.000 sono tanti, eh. Se facciamo? Mandiamo anche loro? Mandiamo anche loro, dai. Ok, questi allora li teniamo qui e aspettiamo. Sicuramente voglio Tlem Cen. Sicuramente. E voglio anche Tafilalt. Sicuramente perché ha l'oro. Vediamo un pochettino come siamo messi con inflazione, trade. Intanto stiamo guadagnando 20 al mese, va benissimo. Il trade è quasi ok, anche se devo fare delle variazioni sicuramente fra un po'. Ma ne parliamo in un altro episodio, non in questo. È morto questo qua, l'advisor militare. Posso chiedere un ministro? No. Quindi no, quindi dobbiamo andare a pagare. Uno da tre, Land Force Limit, andiamo con questo. Anche se morale, no, questo. Ma perché lo vado? Ma che cazzo, sbaglio sempre. Butto via de del denaro e spingo il bottone sbagliato. Vabbè, vaffanculo al bottone sbagliato. Adesso arriva qualcun altro da tre. Nel frattempo ci mettiamo qui e controlliamo due cose. 10 amministrativi ci servono come il pane per fare i core, quindi li prendiamo.
Controlliamo una cosa, siamo qui dal Brunei e lo stiamo già. Ci siamo quasi. Appena abbiamo fatto qui, ci diamo dentro. Qui facciamo un infantry, ci metterà una vita e la portiamo nel Brunei perché voglio prendere anche queste zone. Ma non lo faccio senza avere qualcuno da utilizzare, dei soldati essenzialmente. E altra cosa che voglio controllare, questo non è più mio, qui, volevo controllare questo. Ok, qua mi interessa Marichita Castigliana, non abbiamo mandato nessuno, questo in Antiochia. Ok, non mi dispiacerebbe fare un giro di qua perché qua legno, ok, ma abbiamo sale 330 e soprattutto cocoa, cacao direi, A4 e grano 2, chi se ne frega. Oltretutto siamo confinanti con gli Inca e gli Inca sono ricchi, hanno del pesce, dei tessuti e non fanno schifo, pesce, gattini, grano, pesce. Cocoa, più giù hanno l'oro, forse oro, qua oro, Cuzco, la capitale ha l'oro, solo che gli Inca non sono proprio deboli, deboli secondo me. Vediamo un po' Inca, tanto per pianificare qualche cosa da fare durante questa attesa del 30, fino al 36 e non perturbare l'Europa. Inca, 33.000 uomini, tanti, troppi per il momento. Questi chi sono? Muisca. Muisca. Muisca, ecco. Molto molto più abbordabile. Magari sistemiamo un po' i nostri eserciti. Questi sono da 4.000. No, non esiste. Questi andate qui, voi andate qui. E ok, dovremmo fare questo non ha un forte. Questo ha un forte? No, no. Quindi ci servono dei cannoni per il forte. Ok, facciamo 4 cannoni per il forte. Questi 8.000 stanno lì. Ok, quindi l'obiettivo è tenere quella zona lì. Di qua invece non ho più militari. Ah, cazzo, ma muoiono tutti. E quello là ho fatto il fire. Ok. Qui cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di sentire cosa ci dice il clero. Voglio un ministro. Credo un ministro. Credo. Speriamo un ministro, perché non ho mai capito. Ah, qua c'è da tre. Sì, preso, preso. Qui, questo. Aldo Brescia, vieni con noi, avanti. No, non è assolutamente Aldo Brescia, è questo, Claudio Grimaldi, che costa 8. Vieni con noi, Claudio. Ok, qua siamo a posto. E mi interessa qui fare un discorso. Qua abbiamo 500, 1000, quindi abbiamo bisogno di un 2000 fanti. Siamo 6.000 uomini, sperando di non andare oltre, non credo. Ma non credo. No, no, no. Forse limite alto. Ok, e portiamo avanti di nuovo la nostra mira espansionistica. Nel frattempo, dovremmo arrivare in qualche modo qui per difenderci. Stanno facendo, sì.
trasporto. Vediamo un po' come siamo messi. Diplomatico. Allora, diplomatico. Bah, no. Qua come siamo messi? Siamo felicissimi. Qua siamo felicissimi. La Polonia. Cosa c'è? Rebel Uprising dove? Rebel qui, a Tlemcen, Oujad. Fra quanto? 1 anno e 8. Vabbè, ci sono 20.000. Ok. Questi stanno andando di là. Ok. Qui aspettiamo di fare il core. Quindi è solo una questione di core e poi dopo cambiamo missione. Finalmente questa la cancelliamo. Non ne abbiamo più bisogno. Ci mancano non troppi punti per diventare un impero. E credo cercherò di diventare un impero. Così. Nel frattempo vediamo se possiamo chiedere roba. Sì. Lealtà. Sì. Diplomatic support. Donazione. Ci costa. Però amministrativa. Diet. E militare. Ok, lo facciamo ogni 20 anni, ma ci serve. Intanto guadagniamo. Scusate, guadagniamo una cifretta non male. Abbassiamo l'inflazione, direi, sì. Ok, andiamo avanti, così. Marocchini, si incazzano. Ok, possiamo fare un'idea. Quale idea possiamo fare? Trade, che ci dà un mercante in più. Non male. E sì, direi di sì. Facciamola. Anche se, vabbè, trade, un mercante in più, andiamo avanti con le trade. Ok, abbiamo un mercante libero, il nostro tempo intanto è scaduto, direi. Ce la gestiamo un secondo. Allora, vediamo un po' il trade dove possiamo. Su cosa possiamo lavorare. Portogallo. Allora, Safi butta di qua. Qua in realtà potremmo spingere. Potremmo spingere Tunisia. In realtà potremmo fare un discorso più lungo. Qui abbiamo un trade power a Malaca. Non ancora, perché non abbiamo niente. Ok, a Zanzibar no. Zanzibar cosa fa? Viene di qua. Bah bah bah, e va qua. Qua abbiamo un 2% di influenza. Qua abbiamo il 15%. Costa d'avorio. Di qua come siamo messi ai Caraibi abbiamo il 9%. Però sta già venendo da noi. E qua abbiamo il 29%. Potremmo spingere da qui a qui. Potremmo fare questo discorso qua. Vedere un po' come funziona. Togliendo da Genova. E mettendolo qui. Ok, e questo pure. Ok, vediamo un po' che cosa succede adesso. Conti alla mano. Trade. 30-45. Quando arriva vediamo che succede. Sì, ci piace. 150. Excellent, Sampit. Oh, excellent, davvero. Aspettiamo solo di avere delle unità. Diego Garcia. Flotta decapitanata. No. No, assolutamente no. Qua.
Le ho riportate tutte indietro. Maledizione. Questo cos'è? No. Cancel. Allora, Malacca. Qui facciamo anche una barchetta. Questo, vai. 300 giorni. Vabbè, non è un problema. Cioè, lo è un problema in realtà, però vabbè. Ok, facciamo il discorso del trading. Vediamo un po' come funziona. È arrivato a Padama e li manda su. Ne manda 93. Allora, cosa succede qua? Nobiltà ne prende 15. Ok, questo va a 30, no. Ne perde 20, va a 26. Però perdo anche Army Tradition. No, non posso permettermelo. Devo fare per forza così. Poi si incazzeranno. Dopo vedremo come gestirla. Ok. Quindi adesso faccio 30 e 96. Vediamo il prossimo mese cosa succede. Genova Venezia. 30-80. Te spostiamo 2. Provo a togliere da Genova, che sta facendo un collect di 9. Ma non mi piace un granché. Se facessimo qua, c'è già. Potremmo spingere 2 qua. Boh, non so, devo capirlo bene. Volevo provare. Vorrei provare a spingere questo a Siviglia e vedere se ci guadagniamo. Proviamo. Adesso 8,90. Cosa succede? La guerra civile? Noi ce ne freghiamo. Ce ne freghiamo altamente. 8,90 persi. Adesso vabbè, abbiamo 22 in meno. Vediamo un po' come va. Perché stiamo facendo una connessione, una catena. Che vengano. Uno Siviglia. Ma mi sembra un po' una cazzata. Sì, sembra una grande cazzata. Allora, rimettiamo Genova e poi ne parliamo più avanti. Questo che sta nei Caraibi. Che cosa succede? Questo, aspetta, attenzione. Quello che sta nei Caraibi, a Panama. Ok, collect from trade. Questi sono incazzatissimi, sono incazzatissimissimi. Lealtà, non posso aumentare la lealtà, quindi devo dare dei terreni. Posso dare questi? No, perché non ho ancora fatto gli stati. Aspettiamo un po', vediamo che succede. La rebel, convert, send, sì. Ok. Direi che ci siamicchio. Quindi andiamo avanti su questa strada. Col Merquico dovrò farci una pensata migliore. Le mie truppe stanno prendendo dell'attrito. Trition, scusate. E non dovrebbero avere problemi, ma li lasciamo lì. Questi li teniamo qua. E ci diamo appuntamento al prossimo episodio con un probabile inizio della guerra in questa zona per prendere questi territori. Magari quando finisce qua, e l'espansione ancora in questa zona di Malacca. Anche perché il Brunei sta diventando forte, più o meno. Però abbiamo ancora un bel po' di zone da prendere, quindi nessun problema. Anzi, possiamo già prendere questa. Non abbiamo navi, però. Non abbiamo ancora navi. Quando ci sarà la navetta, faremo sto discorso qua.
500, c'è qualcos'altro da prendere? Questo di chi è? Questo 3000. Potrei andare qua. 5000, 2000. Tanto è sempre... No, non è Malacca. Moluccas e Malacca. Quindi dobbiamo stare qua. Ok. Va bene. Grazie mille per averci seguito. Se vi è piaciuto quello che avete visto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e ci vediamo alla prossima. Ciao!